Salutate la rigorista! Ah no? Oggi no? Oggi non sento gente che viene a rompere i coglioni con i rigori. Vittoria netta, ok, è il Crotone. È l'ultima in classifica, ma ragazzi, sono partite che vanno vinte. Sono partite che vanno non vinte, assolutamente vinte. Siamo partiti male, molto male. Segna Calabria subito, gol annullato per fuorigioco, giustissimo, giustissimo. Andiamo su 1-0 con una giocata, una triangolazione fantastica di Leao. Gol di Ibra, si fa a riposo, Crotone che comunque si fa vivo. Rischiano anche a tratti il pareggio. Poi Ibra, Rebic e Rebic, uno dietro l'altro ragazzi. È una cosa fantastica. Ripeto, è il Crotone, però vi ricordo che il Crotone ha fermato la Juventus. E non dite, ma il Crotone ha fermato la Juventus perché non c'è Ronaldo. Noi ci è mancato Ibra per 2 mesi e siamo sempre lì, quindi ragazzi, questa è una giustificazione veramente parziale e inutile, se mi posso permettere di dire. Comunque sia, analisi la partita, Donnarumma spettatore non pagante, sì, una bella parata, ma poco conto, tanto fumo e poco arrosto questo Crotone. Benissimo Tomori, benissimo più che altro perché ha molto coraggio, e è molto fisico e poco tattico. E quindi ragazzi io mi auguro che allenandolo un po' di tatticismo dentro questo ragazzo entri, però siamo sulla buona strada. L'unica occasione che ha il Crotone con il cross di Unas, colpo di testa di non mi ricordo chi, forse Zanellato, Tomori lo tiene completamente in gioco e si fa scavalcare da lui col colpo di testa. Ok che la palla è uscita, però metti caso in porta, siamo qua a raccontare veramente un'altra storia, perché poi il Crotone si chiude dietro la linea del pallone e non ce n'è più niente per nessuno. Detto questo, benissimo Romagnoli, prende un giallo secondo me inutile, ma anche boh, così fanno tanti così, ma nella loro area di rigore tra un po' già l'evitabile. Calabria secondo me si fa ammonire apposta perché così salta lo Spezia e non rischia di essere ammonito con lo Spezia per poi saltare il derby, quindi ci ha visto bene. Hernandez benissimo, sfodera un assist per Ibra che è una cosa che ogni aggettivo sarebbe veramente inutile. Fornasis bellissimo, benissimo che sì, male Mete. Mete ragazzi, sì, nel secondo tempo si riscatta un pochino, ma soffre, fa molti errori e più che altro nel primo tempo che si fa una giocata, gli arriva Mete a rompere le palle, perdiamo il pallone a centrocampo e così viene il contropiede del Crotone. Sono piccole accortezze che dice, beh, giochi contro il Crotone magari una leziosità troppo permettere, ma come ho detto nella diretta, che pubblicherò domani, ti arriva il Barella di turno contro l'Inter e capace che questo pallone perso a centrocampo poi diventi gol. Quindi c'è da farci veramente molta attenzione. Benissimo Rebic, 2 gol e un assist. Partita sua, cioè io penso che questa partita sia insieme di Rebic, 2 gol e un assist. Leao bene, perché fa un assist per Calabria che è la fine del mondo, poi vabbè, è fuori gioco, ma veramente bello. Male Salemakers. Salemakers, io ho sempre lo stesso discorso da inizio anno. Salemakers, avete presente a scuola quando dicono è bravo ma non si applica? Salemakers è totalmente il contrario. Si applica ma non è bravo. Secondo me è molto limitato come giocatore, cioè ha fisico. Non ha fisico. Vabbè, ha voglia, ha corsa, ha volontà. Lui potesse essere 110 metri per 68, ricoprirebbe tutto il campo. Lui si sacrifica, io ho paura per lui che non gli prenda un infarto, però purtroppo tatticamente quando deve fare inserimento, quando ha la palla al piede, purtroppo è quel che è, va detto. Ibra, e poi Ibra che c'è da dirgli? Ibra che c'è da dirgli? Ragazzi, Ibra, ogni aggettivo è sprecato, anche per Zlatan. Re dell'attacco, segna 2 gol e niente da dire. E benissimo ragazzi Çalhanoğlu, tra quelli entrati Çalhanoğlu assolutamente il migliore. Fa 2 assist e chiude lui la partita in sostanza, perché
quando il pallone si incolla ai piedi di Calhanoglu, qualcosa ti inventa. Ora più che altro testa lo Spezia, che comunque non è un campo facile, perché tu dici, no, vabbè, dai, dello Spezia. È vero che l'Inter gioca con la Lazio, quindi la Juventus gioca con Napoli, quindi comunque non è scontato che Juventus e Inter vincano, anche se sono nettamente favorite. Però dobbiamo pensare noi che dobbiamo andare a Spezia e speriamo di andarci con tutti i titolari, ecco. Situazione infortuni, Bennacer sicuramente rientrerà perché aveva un po' di febbre, che sicuramente passerà. Dovrebbe rientrare Kjær e non Brahim Diaz. Brahim Diaz, ragazzi, possiamo farne a meno perché comunque lì in quel reparto siamo coperti. Il nostro problema, ragazzi, è se ci manca un centrale di centrocampo o un centrale di difesa, lì è veramente un grosso problema. Bravissimo Pioli nella gestione dei cambi, nella gestione della partita. Squadra sempre attenta, porta inviolata. È l'ottava partita che manteniamo la porta inviolata. Penso sia siamo la squadra con più porte inviolate finora del campionato. Altro motivo per cui siamo primi, cioè se permettete, andiamo a segnare comunque due gol e portiamo a casa una partita che andava vinta. E ricordo sempre, il campionato si vince vincendo con tutte con le squadre piccole, non battendo le big. E più che altro ce la fa attenzione a una cosa, che comunque le squadre come Crotone, che devono salvarsi, io purtroppo, con tutto bene che li voglio, la vedo dura che il Crotone si salvi, e nel girone di ritorno devono far punti, quindi non c'è niente da perdere, o tutto o niente, e quindi vengono ovviamente per fare punti. Se perdono, ha perso, ma una vittoria per loro sarebbe oro colato. Lo è anche per noi, che otteniamo momentaneamente a più due sull'Inter. Mi piacerebbe vincere con lo Spezia, che magari Lazio battesse l'Inter, almeno nel derby dovesse andare male, bene o male, siamo ancora lì. Detto questo, ragazzi, l'analisi della partita è stata questa. Non vedete i vuoti perché non ce n'è bisogno, ovviamente nessuna insufficienza. Cioè, al massimo mi che gli posso dare 5,5 dovesse esserci proprio un'insufficienza. Però Milan favoloso, calcio fluido. Purtroppo manchiamo di esperienza davanti, quindi se arriviamo a fare un'azione in area e la palla non è tra i piedi di Ibra o di Calhanoglu, spesso buttiamo via l'occasione. E però quando ti capita la squadra che ti fa tirare poche volte in porta, questo potrebbe presentarsi un grosso problema. Detto questo, vi ringrazio per la visione di questo video. Domani uscirà la live reaction di questa partita, ma non la live, proprio la live streaming che ho fatto, uscirà spezzata la live reaction durante la partita. Voglio provare a fare così, vedo cosa viene. Se viene male, ragazzi, non lo faccio più. Grazie della visione. A domani.